Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi voglio farvi vedere un'altra pianta spontanea, il Loertis, chiamato luppolo. Il suo vero nome è il luppolo. Quando noi lo chiamano Loertis, so che fanno anche una sagra qua nelle zone, fanno tantissimi piatti ed è veramente buono e fa veramente bene. Spero che questo video possa esservi utile e vi mando un bacio. E ora vi faccio vedere tutto. Ciao! Eccoli qua, questo è il Loertis, il luppolo, che è quello che si usa anche per fare la birra. Questo qua è buonissimo, fatto bollire, poi mangiato con le uova e il formaggio, il parmigiano. Bisogna romperlo qua, questi sono molto giovani, tenerissimi, a questa altezza più o meno. Comunque sentite quando lo rompete dove si rompe facilmente. Qua al gambo tutto molto ruvido. E si differenzia appunto da un'altra pianta che gli assomiglia moltissimo, ma l'altra è tutta completamente liscia, quindi non si può sbagliare. Questi sono ottimi, anche questo è una pianta comunque infestante perché cresce sempre dove ci sono i rovi solitamente e fa veramente molto molto bene ed è ottimo. Eccoci qua, adesso raccogliamo il Loertis, il luppolo. Eccolo qua, brava Giugi, guardate quanti ce ne sono, eccolo qua. Sono bagnati. Perché sono loro che fanno l'acqua. Cerchiamo di raccoglierli le puntine che sono quelle più tenere. Poi cosa ci facciamo mamma, la frittata? Mamma, guarda che grosso questo! Sì, però bisogna tagliare un pochino più corto, Giorgia, perché la parte sotto è un po' più legnosa e non si riesce a mangiare. Ecco qua. Questi sono tutti Loertis, bellissimi. Sono proprio freschissimi i primi questi. Questa peluriette ruvida, hanno le foglie mamma, frastagliate. Su che bravo, queste sono le foglie, ecco qua. Ora che te lo metto dentro, aspetta che spengo. Allora adesso voglio farvi vedere la differenza. Questo sembra un Loertis, ma vedete che ha il gambo lucidissimo e non ha quelle foglie lì. Mia mamma dice che è tossico, quindi non si può mangiare, mentre questo, guardate la differenza. Guardate le foglie, questo è l'Ortiz, gambo ruvido, foglie frastagliate così, mentre questo no, vedete che sono simili. Ci si può confondere, ma basta toccare il gambo che è liscissimo, questo non è da mangiare assolutamente. Ecco qua tutti i Loertis che abbiamo preso. Tutti? Sì, questi qua, buon amore, stavo pensando con mia mamma. Abbiamo pensato una frittata, ma poi anche un risottino. Sì. Non ci sta male, eh? No. Guardate qua quelli che ha preso la Giorgia. Dai, sono tanti qua, il risottino. Qua per me è salta fuori sia risotto che frittata, e ce ne sono, eh. No, e frittata. Qua mangiamo tutti, caspita. No, frittata no. Tu mangerai il risotto, amore. Okay, comunque sono bellissimi. Eccoli qua. Spero che questo video possa esservi stato utile. E ci vediamo alla prossima. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale. Un bacio, ciao!